Ben trovati l'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli appuntamenti che affronteremo in questo nostro incontro. Ecco i titoli. Parleremo del contributo regionale straordinario per la Toscana Aeroporti, 10 milioni di euro per far fronte alle restrizioni dovute alla pandemia. E poi la legge del Parlamento italiano viene approvata anche all'unanimità dal Consiglio regionale, alle vittime di mafia, agli immobili confiscati alla criminalità organizzata attraverso appunto la Commissione Affari Istituzionali. E poi un seminario d'aggiornamento giornalistico tenuto nell'auditorium Fanfani organizzato da Assostampa Ussi e l'Associazione Italiana Arbitri, arbitrare al tempo del VAR. Ed eccoci quindi al primo argomento, il contributo straordinario di 10 milioni di euro della Regione per far fronte alle restrizioni dovute all'emergenza pandemica nel periodo marzo-giugno 2020. Sarà rendicontato entro agosto, ne resta fermo l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali. E quanto rende noto l'assessore all'economia della Toscana, Leonardo Marras, nella comunicazione al Consiglio regionale in merito proprio alla rendicontazione e alla ricognizione degli impegni a carico di Toscana Aeroporti. Dobbiamo anche sottolineare che il Consiglio regionale ha espresso voto contrario invece alla distribuzione di 7 milioni di dividendo ai soci e l'Aula approva all'unanimità la mozione presentata da Fratelli d'Italia, emendata dal Partito Democratico, che riguarda appunto il controllo del rispetto e del mantenimento degli impegni a carico della società Toscana Aeroporti, ma soprattutto il mantenimento dei livelli occupazionali anche in riferimento alla commissione competente. È evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare. Per una regione come la Toscana, la fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo. Lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà. Basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane, e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante, perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture. Penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Non abbiamo chiara la situazione occupazionale, abbiamo denunciato che ogni anno Toscana Aeroporti assume i dipendenti stagionali. Quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali. Ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali, perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato, piuttosto purtroppo questo patto non è stato rispettato. Siamo finiti su un giornale inglese, un tabloid inglese, ma non perché si parla di nuovi numeri e si dice che finalmente la Toscana riparte, ma perché abbiamo una serie di cittadini e una serie di visitatori della nostra Toscana rinchiusi per ore vicino ad un gate, perché praticamente non si sapeva se un volo partiva oppure no. Questa non è l'immagine della Toscana che noi vogliamo, questa non è l'immagine che i toscani meritano, e soprattutto dopo un contributo di 10 milioni credo che gli investimenti di Toscana Aeroporti debbano essere altri rispetto a no personale e a chiusura di alcuni servizi. È chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico. Quindi, come Consiglio regionale, avevamo dato delle chiare indicazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente, diciamo, al soggetto privato, il quale, non dimentichiamoci, ha degli impegni precisi sul fronte investimenti. La nascita del sistema aeroportuale integrato, quindi con Toscana Aeroporti, che vede insieme Pisa e Firenze nell'ambito di un complesso sviluppo
sviluppo, che non solo prevede interventi sulla Pisa di Peretola, ma anche interventi che già all'epoca erano previsti sullo scalo di Pisa. Questo credo che oggi, ecco, debba essere la mission principale del socio pubblico, quindi spendersi in modo particolare sugli investimenti, oltre che, come dire, cercare di dire la propria dentro un CDA, nel quale però naturalmente il nostro ruolo rimane molto marginale. E quindi gli immobili confiscati alla criminalità organizzata potranno essere assegnati alle vittime di mafia per uso abitativo. E quanto prevede una legge del Parlamento, che però è stata presentata da Fratelli d'Italia e ha trovato convergenza nella Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, con un testo sostitutivo che recepiva le osservazioni del legislativo ed è stata quindi approvata all'unanimità proprio dal nostro Consiglio, dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha deciso di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di 5 anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia, di cui all'articolo 416 bis del codice penale, ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio, oppure, a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale, abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone, che sono persone che, anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia, possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia, perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo, in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro. Anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario, economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge, che hanno una loro ragionevolezza, un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto, e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. Se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consiliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto, e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi la Toscana invia, il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima, perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra le varie destinazioni che potevamo dare agli immobili confiscati alla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene purtroppo che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata, sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione.
e quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Ebbene, ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio alla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza. Arbitrare al tempo del VAR, l'interpretazione e applicazione delle regole del gioco del calcio alla luce delle nuove tecnologie. Il titolo del seminario di aggiornamento per i giornalisti sportivi che si è tenuto proprio nell'auditorium del Palazzo del Pegaso. L'evento è stato organizzato da Associazione Stampa Toscana, Ussi Toscana, in collaborazione con l'Associazione Italiana Arbitri. Io sono contento di poter ospitare questa iniziativa voluta dall'Ordine dei giornalisti e ringrazio sempre per il loro importante lavoro per le nostre comunità. Più c'è capacità di saper raccontare, di saper comunicare quello che accade a tutti i livelli, a partire dalla politica e in questo caso facendo chiarezza anche sulle regole del calcio, più c'è libertà, più c'è democrazia, più c'è possibilità per tutti di conoscere davvero quello che accade. Quindi le porte del Consiglio regionale per iniziative come queste sono sempre aperte, è un modo per essere vicini ai cittadini, è un modo per potergli raccontare con chiarezza anche le nuove regole che ci saranno nel mondo del calcio. E visto che il mondo del calcio è così seguito da milioni di cittadini del nostro paese e anche della nostra regione, è un momento importante ed è giusto proseguire in questa direzione. È un incontro credo molto importante perché siamo in una fase nuova anche dal nostro punto di vista, per cui avere un incontro con i giornalisti, riuscire a spiegare un po' quello che stiamo cercando di fare come idea anche per il futuro credo sia molto importante. Ma innanzitutto una figura arbitrale vogliamo che sia vista in maniera completamente diversa, questo è il mio primo obiettivo, ma non da designatore ma da arbitro, da ex arbitro, perché comunque oggi la figura dell'arbitro è vista in una maniera secondo me totalmente errata, perché facciamo notizia solo nell'errore e non nelle tante cose positive che facciamo. E questo soprattutto mi rivolgo ai giovani, perché altrimenti quando sento dire che ci sono crisi di vocazioni credo che sia scontato, perché se tu rappresenti una figura in maniera negativa non puoi pretendere che un genitore ti mandi un ragazzo di 16 anni a fare il corso arbitri, almeno io da genitore farei fatica a farlo. E siccome invece fare l'arbitro è un'esperienza bellissima secondo me e fa molto bene ai giovani di oggi provare un'esperienza così importante, e credo che il primo nostro obiettivo come AIA sia quello di rappresentarci in maniera nettamente migliore. Chiaramente la conoscenza delle regole nel mondo del calcio non è il massimo, perché già dagli interpreti che vanno in campo, fatta eccezione per gli arbitri, pochi altri conoscono le norme, per cui questo è il primo passaggio fondamentale, e qui mi rivolgo a tutti, diciamo, a quelli che giocano a calcio, allenatori e dirigenti, che sono i primi a doversi informare. Poi sta anche a noi spiegare molte cose, perché anche all'interno del regolamento ci sono degli spazi di interpretazione non sempre facilissimi né da capire né da spiegare, per cui questi sono gli incontri per cui noi cerchiamo di dare un pochino delle chiavi di lettura più trasparenti e più chiare per chi magari mastica il regolamento ma non fino in fondo le interpretazioni. La società cedono sempre la cosa essenziale, cercare di sbagliare il meno possibile, che è quello che cerchiamo di fare anche noi, sapendo bene che l'arbitro più bravo è quello che sbaglia meno, non esiste una partita senza nessun errore, quindi noi andiamo a cercare tutto quello che può portare dei vantaggi in questo senso, partite o meno errori, quindi chiaramente hanno meno situazioni da verificare e quindi di contrasto con le società, ma c'è un grande dialogo, c'è grande collaborazione. Quest'anno c'è una novità anche qui importante, abbiamo indetto un corso per addetti all'arbitro che riguarda le squadre di Serie A e di Serie B. Noi pensiamo dalla prossima stagione di comunicare attraverso questa figura importante formata all'interno del nostro gruppo tutte le possibili anche errori che si sono svolti durante la giornata calcistica, andando a cercare di fare formazione e comunicazione, quindi un contatto diretto. Il VAR è qualcosa di nuovo, no? Noi pensiamo al VAR come fosse qualcosa, non sono i 110 anni della nostra associazione, ma qualcosa che ha portato sicuramente dei grandi benefici, una diminuzione degli errori fondamentale. Il centro VAR di Lissone ha dato ancora più opportunità di fare all'interno di una centrale unica l'operatività dei nostri VAR e varisti, quindi sono arbitri di esperienza. Quest'anno ci sarà un'implementazione da parte del numero dei VAR professionisti, ci sarà un'attenzione maggiore, ma siamo contenti dell'operato della nostra commissione guidata dal Gianluca Rocchi. Non è la prima volta che Asso Stampa Toscana organizza un corso sugli arbitri, proprio qui in Consiglio regionale ce n'era stato un altro qualche anno fa, proprio centrato sul VAR, VAR che fra l'altro è maschile, non è femminile la VAR, è maschile come
ci ha anche detto il presidente della Crusca, il professore presidente appunto dell'Accademia della Crusca, Marazzini, perché c'era questo, dice bar, il bar, la bar è maschile, punto e basta. E comunque sarà interessantissimo capire che cosa ci proporranno di nuovo nella prossima stagione sportiva. Molto spesso si conoscono le regole ma non si conosce a fondo l'interpretazione di quelle regole, e allora per poter raccontare o per poter scrivere in modo, voglio dire, in modo autorevole e credibile bisogna conoscerle a fondo, e siccome è una materia questa in evoluzione continua e poi in definitiva una materia di grande interesse, perché ormai episodi che richiamano la nostra attenzione sull'applicazione del VAR sono quotidiani negli incontri di calcio, quindi abbiamo pensato di organizzare questo incontro con la veramente grande disponibilità dell'Associazione Italiana Arbitri, proprio per cercare di introdurci ad una interpretazione chiara che poi ci possa servire come bagaglio di conoscenze per raccontare a nostra volta quello che accade. L'aspetto da sottolineare, come l'Ordine dei giornalisti della Toscana stia organizzando, grazie anche al sindacato, grazie all'AST, all'Unione Stampa Sportiva, dei corsi di grande qualità. Sono corsi che permettono ai colleghi davvero di avere una formazione più precisa, più puntuale, cercando sempre di essere al passo con i tempi e con le tematiche che volta a volta anche il mondo dello sport propone. Come Ordine della Toscana siamo soddisfattissimi, perché sono corsi che stanno avendo grande successo, abbiamo grandi testimonianze di colleghi che hanno apprezzato e apprezzano il nostro lavoro, che non si riduce ovviamente soltanto al corso, perché dietro il corso c'è un'organizzazione, c'è tante persone che lavorano, per cui i ringraziamenti sono doverosi a chi sacrifica anche il proprio tempo e della vita privata per fornire sempre corsi di grandissimo livello. E per questo nostro appuntamento è tutto, vi ricordo per ogni aggiornamento, informazione e delucidazione c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento tra 7 giorni, sempre qua, dentro il Consiglio.